Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zooplayers. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati con la terra di mezzo, l'ombra della guerra. Allora, dobbiamo raggiungere Shelob. Un'occhiatina veloce alla minimappa, ragazzi. Anzi, alla mappa, non alla minimappa, baccaladra. Direi di far così. Allora, ci purifichiamo questo Edir. Penso si pronunci così. Farei l'avamposto, eliminerei questo avamposto qua. Magari ci prendiamo un capitano e ci buttiamo nella storia principale. Vediamo un attimino se non ci mettiamo tantissimo. Intanto ci selezioniamo questo. Ok, che risulta a 400 metri. Io, vabbè, non sono metri, ragazzi, però dico 400 metri. Eccolo lì, perfetto. Cazzo, cos'è sto robo qua? Allora, nuovo nemico, Grog. I Grog sono delle bestie formidabili che necessitano di un'azione prolungata per essere abbattuti. Baccaladra, sferra un colpo caricato alla testa del Grog mentre ruggiscono per stordirli. Questo qua ci spacca il culo, ragazzi. Va bene, vediamo un attimo. Ma ci ha visto? No. Ok, io direi magari, di bypassarlo se riusciamo, Che questo ci spacca veramente il culo. Sta ammazzando gli orchi. Perché a noi ci interessa andare lassù. Dobbiamo purificare questo Hadir. Dai, cazzo, salti ovunque. Ora non salti. Perfetto. Milia Kennedlina Mornion. Ok. Quindi da qua dovremmo riuscire ad individuarci altre missioncine secondarie. No. Ok. Allora, una di due. Tre. C'è che da sta torre qua, ragazzi. No, c'è ancora qualcosa. Vediamo, Sì, da questa torre qua è il massimo che possiamo riuscire ad individuare. Perfetto. Ok. Direi di impostarci un altro punto. Posta riferimento, vorrei fare, come avevamo detto, questo qua, un avamposto, però ci servono delle informazioni, quindi ce n'era uno qua sotto. Ci abbiamo un arciere lì. Allora, voglio provare a fare una cosa. Troppo lungo, cazzo. Merda. Perché mi sa che gli informatori, ragazzi, scappano se ci vedono, quindi infatti. Ha fermato, non deve più. No! Tieni premuto. Dai, cazzo. Allora. Allora ragazzi, non so perché non mi dà l'interrogatorio. Tieni premuto, interroga. Questo non sta interrogando, sta succhiando, cazzo, ma la mazza così. Ora non decollo, guardi che mi sbaglio io, Ok, mi interrogava, manca ladra a me. Allora, a noi ci serve esattamente questo. Sì. Subisce gravi danni dalle esecuzioni, però io non lo voglio ammazzare sto qua, vorrei portarlo dalla nostra parte. Ok. Forse ho visto il Ramingo. Baccaladra, Ramingo.
Siete così prevedibili! Ti piace? No, cazzo, ho sbagliato! Oh, vaffanculo! Provare a fare una cosa, ragazzi, lasciarne uno. Ok. No, non è rimasto nessuno, vabbè. Devo provare a vedere se riuscivo a dominare un... Gemma della ricchezza. Allora, vediamo un attimo. Ah, possiamo equipaggiare le gemme nei vari cosi. Allora, gemma della ricchezza sarebbe questa qua, che avevamo già equipaggiato tra l'altro, che dona all'arma il 5% in più di probabilità che i nemici uccisi con quest'arma rilascino qualcosina. Ok, allora buttiamoci dall'orco. Culo. No, non mi interessa, grazie. Mangiare di qua. Cazzo, siamo inseguiti. Merda. Raga, qua era meglio. Ecco. No, salta. Ok. Caputtana vacca. Va bene. Non ho più cazzo. Non ho più frecce, vaffanculo. Ragazzi, ci siamo fottuti. Ho fatto una gran cazzata a prendere alla leggera sta zona qua. Ok. Forse ci hanno perso. No. E questo proviamo ad affrontarlo. Ah, mi pare che possiamo colpirlo lateralmente schivando. Ok, vaffanculo. Cioè, qua c'è di nuovo. Siamo qui a Elfica. Quello che cazzo è? Un po' di vita. Merda! Ok. Un attimo, raga. Questo che merda è? Era una mina. Vai a fanculo. Va bene, dobbiamo andare di qua comunque. Dobbiamo recuperarci un po' di energia, raga. Cosa ti fa pensare che non ci riesci? Ora c'è il senso morte con loro. No. Perfetto, perfetto. Ci serviva un pochetto di energia perché l'avevamo messa a merda. Ma allora, buttiamo da questo lato. Merda. Questi che cazzo sono? Secondo me questi qua vanno a informare in giro. Sono gli orchi operai sti qua. Beccati questo.
Meno, ok, mi ha fatto un attimino andare in scaramuccia, raga, per forza. È una zona di merda sta qua. Mercoledì. Stordiamoli un po', stavo per dire niente. Questo lo eliminiamo. Aia, cazzo. Ok. Via, via la testa. No, non l'ha levata. Gliel'ha staccata, cazzo. Bene, ci hanno... ci ha rilasciato qualcosa quell'orco là. Ok. Ragazzi, ma mi sa che qua andiamo avanti ad oltranza, eh. Meglio. Culo. Ok. Non so perché, ma mi sa che devo ricaricare leggermente per riuscire a fare le esecuzioni. Cazzo. Facciamo un po' di punti però, eh. Vai, cazzo, vai così, vai così. Abbiamo quasi eliminato. Aia, vaffanculo. Oh, cazzo è. Usiamola. No, non ho freccia. Non ho freccia. Mi serve un po' di... niente, dai, proviamo ad attaccarli. Qua mi danno un colpo a cazzo, sono fottuto. Utilizziamo anche il falcione lì, come cazzo si chiamava. Niente, era inevitabile, vediamo un attimo. Ok. Cioè, finisci in una roba del genere, ragazzi, non esci più fuori. Io volevo per recuperare quella cazzo di arma là. Niente. Ti dissanguerò. Ho rotto il cazzo però, eh. Ma non ce n'è più di orchi in sto campo qua. Oh, vaffanculo, no? 8 minuti di combattimento, che cazzo è? No, di qua, dove vado? Lassù. Ok. Perfetto. Uno di quei balzi strani dovremmo riuscirci. Tipo, cos'era? Il coso dell'ombra lì. Ah no, bellissimo. Ok, avvia. Vediamo. Avamposto Gazgumi Kodum. Fai uscire lo scoperto sto tizio qua, uccidendo velocemente e furtivamente i nemici. Ricompensa 4668 XP. Sconfiggendo il leader dell'avamposto, disattivi gli allarmi. Ok. Vedrai con che velocità e semplicità ti ritroverai tutto solo. Ok, ragazzi, 0 su 5 uccisioni furtive. Nemici uccisi furtivamente, 0 su 5. Due invece sono supplementari. Sei per un bonus. La sporgenza, magari non così, vacca ladra. Allora, mi butterei qua a destra, sì. Dobbiamo beccare presumibilmente quegli arcieri là, quelli... vedo qualcuno là a sinistra, sì. No,
Non così, baccan pestata. Sto qua? Ma non c'era prima, non mi pare di averlo visto, vabbè. Ok. Piano. Buona. In teoria ci sporgiamo così, dondoliamo e andiamo verso il merda là nell'angolo. Vai, non vai. So chi ci sia in agguato, ma lo troverò. No, cazzo, va via. Ok. Ah, uno su uno, quindi me li conta in ogni caso. Anche quelli supplementari me li conta con quelli che devo fare giustamente. C'ho anche 50 secondi oltretutto. Abbastanza per... Così ti si rafforzano le braccia. Se c'è quei due lì. Merda. Ok. Ma culo, eh. Quindi con questi due dovremmo farcela. Se non ci pizza l'ultimo, vai. Vai. Ottimo, ragazzi. Bene. Sta culo. Il dritto sta arrivando. Eccolo qua. Questi cadaveri stanno sanguinando ancora molto. Vediamo se riusciamo a mescolare un po' del loro sangue con quello del nemico. Ok. M'han visto? Ma cazzo? Possibile. Dai, 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 vai su. Ok. Gran distanza. C'era l'alveare lì, secondo me facciamo dei danni con quello. Allora, tanto per cominciare, dov'è il tizio? Che mi sa che è di là. Ok. Andai da sto lato qua. I capitani non fanno altro che parlare. Sta Kuga. Eccolo qua, perfetto. È quello a livello più... subisce gravi danni dalle esecuzioni. Ok. C'è qualcuno che si nasconde. Voglio vedere cos'è. Merda, ma mi ha visto. Come ti uccido. No, non mi ha visto. Ma chi ce l'ha? Tutti orchi qua verdi, che cazzo sono? Mi sa che mi ha visto, sì. Ok. Vai, proviamo a attaccare. Merda. La gara sarà vinta con la forza di volontà e solo con essa. Potenza, okay. Abilità e velocità. Queste cose non contano a nulla. E se credi che contino, allora io ho già vinto. Oscurità. Cazzo. Oscurità ti protegge, va bene. Non si vede niente. Ci siamo al coperto. Cazzo, è fortissimo sto qua, ragazzi. Energie oscure ti respingono. Veramente forte, spezza scavalcamento. Niente, questo non lo attacchiamo così. Va bene. Dai, spara. Energie oscure che respingono. Dove cazzo è finito? Dietro, merda. C'ha un bel potere sto qua, si tipo si teletrasporta. Va bene. Che altro volevo vedere se riuscivamo. Attenzione, non ci vedo con tutta questa pioggia. Quale pioggia, cazzo? No, niente, non possiamo, dobbiamo buttarlo giù di vita. Oh, per il coglione, vai via. Dai. Non ci vedo con te. Mancato. Caladra. Intenso.
Perché è chiuso all'angolo, non può. Aga. Ecco come para sta merda. Cazzo sono quei ragni lì? L'oscurità mi protegge. Porca puttana, se mi sono impelagato, ragazzi, in un... Sono martellate, cazzo. Deve far malissimo. Niente, è finito. Magia elfica è inutile, sto cazzo, ora ti schiaccio. Questo è anche forte, se ce lo portiamo dal nostro attacco. Aia. 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 No. Non usciamo dalle erbacce qua che non ci vedo un cazzo. Ok. Esci. Dara. Dai che ci siamo, raga. Merda. Guarda cosa so fare. Dai, veloce, veloce. Lo sapevo. Io ci ho provato, ragazzi. Ho preso un po' di vita. Ok. A pelo. No, sti qua però, Dai. Non so perché, ragazzi, ogni tanto non mi fa fare... Ok. Ti ho beccato. Vediamo un po', si spara. Ho mancato. Con tutta questa pioggia. L'oscurità sta venendo a prenderti. L'oscurità mi... Dai, ma non ci volevo saltare in collo, vacca puttana, questo c'ha... Niente, non si poteva sottomettere, che cazzo è? Allora, vaffanculo. Ok. Aveva un posto disabilitato, va bene. Prendiamo un po' di sta rubina qua. Le armi e le armature rare ed epiche sono componenti di alta qualità dell'attrezzatura che forniscono sfide speciali. Se completi una sfida sbloccherai un bonus su quell'attrezzatura. Vediamo un attimo, ragazzi, qualcosina di nuovo ci abbiamo. Tipo dell'arco, mi sa. Livello 5. Vediamo un attimo, Ah, c'abbiamo anche la gemma. Gemma potenza del guerriero, 10% in più di danni. Equipaggiamo questa gemma qua, tanto per cominciare, poi... No, questa non possiamo equipaggiarci. Ah, sì, possiamo. Ok. Vitalità. 2% di salute rubata con quest'arma. Ma poca roba. Ricchezza. Mettiamoci questa. No, non possiamo equipaggiare nient'altro. Va bene, lascerei così. Ok, c'era anche questo. Gemma verde. Gemma della vita. Un attimino, raga. Ok, possiamo, io direi di andare, ragazzi, verso la storia. Consultiamo che altro... Shelob. Le sue visioni ci aiuteranno. Ci serve l'anello. Andiamo, andiamo. Intanto dobbiamo entrare qua, quindi... Va via. Ok, però nel palantino è raggiungibile, ma forse le visioni di Shelob ti guideranno. Inizia.
Devo ancora capire come cazzo si fa per sottomettere il momento giusto, più che altro per sottomettere i comandanti, i capitani. Nel precedente, nell'episodio, cioè nel gioco precedente a questo, era intuitivo, te lo diceva al momento in cui... Aia. No, Gollum! Dobbiamo aiutare Smeagol. Gli Hologai sono dei combattenti tenaci in grado di sferrare attacchi potenti. Annulleranno ogni tentativo di scavalcarli, ma puoi evitare i loro attacchi premendo X per schivarli o scivolarli tra le gambe. Si possono stordire con un colpo caricato alla testa o con un contrattacco ben coordinato. Ok. Fai seguire lo stordimento da una serie di colpi di mischia. Ottieni premuto R1 per salirli in groppa. Premi quadrato ripetutamente mentre si ingroppa all'Holog per pugnalarlo alla schiena e usa L per spingerlo e travolgere i suoi compagni. Siccome ci spagga il culo, ragazzi, però proviamo. Ho già sbagliato. Culo, ma era stato detto che... Buono, vai così. Merda. No. No, cazzo, non volevo saltarli in groppa, ma va calata, scavalcarlo più che altro. Dai. Merda. Sto provando un'altra cosa, ragazzi, volevo vedere se funzionava a ferrarlo, ma questo coso qua è gigantesco. Cazzo, gomitata nelle balle gli abbiamo dato? Era il punto segreto, raga. Ok. Smeagol. Grande. Ti abbiamo salvato, lucente padrone. Gollum. E perché mi avresti salvato? Non stavo parlando con te, stupido Remingo. Lui sta lavorando per il ragno. No, no! L'oscura padrona protegge sempre Gollum. Gollum protegge sempre il lucente padrone. Il lucente padrone uccide l'oscuro signore. E il ragno regge il fila. Sauron è nemico di entrambi. E non sempre si possono scegliere gli alleati. Fa strada. Ok. Lucente padrone. Segui Gollum. Gollum ti mostra una scorciatoia. Arriviamo, Gollum. Quello non era un troll. Sono Hologai, troll da guerra. Sono più furbi, più veloci e immuni alla luce del sole. Ora le forze di Sauron sono più potenti che mai. Ok. Li odiamo tanto quanto quei brutti orchi. Stiamo sempre alla larga per non farci schiacciare e spappolare. Come quando stavi cercando di spappolarmi la testa con una pietra? Ma non l'abbiamo fatto! Non faremo mai del male al lucente signore! Ora rimediamo, sì? Quello resta da vedere. Mitico, cazzo, personaggio che mi sempre mi ha fatto sempre sorridere, di Smeagol. O Gollum, comunque. Come trotta. Sì, però cazzo, dai, Questi ragni morti. No, qui. Dai, dai. Mostraci la via, Gollum. Lucente padrone, siamo quasi arrivati. Ok. So perché sei qui. Restituisci il mal tolto. Silenzio, Fabbro. Resta al tuo posto. Mal tolto. Mi ha implorato di prenderlo.
E tu cosa vuoi, Talion? Sono qui per Mina Sithil. Vorresti salvarla, anche se forse è già perduta. Ci deve essere un modo. Le tue visioni erano vere. Dammene un'altra. E a che scopo? Per imparare? Per dominare? No, no, non devi dirmelo. Ecco la verità. Se vuoi fare carriera, allora uccidi. Se vuoi farti notare, uccidi un pelle rosa. Più grosso è il bersaglio, più in alto salirai. Idril. Lei morirà. Molti periranno prima che Sauron cada. Saperlo può guidare le nostre azioni se uccidiamo l'assassino. Oh. Forse questo futuro non si verificherà. Possiamo salvarla. Che lei viva o muoia con onore, le sorti della guerra non cambieranno. È Castamir che va protetto. Se cade vittima dell'assassino, noi perderemo il Palantir. Oh, noi lo troveremo, tesoro! Per il lucente signore! Andiamo a Kirithungal! Sì, troviamo il brutto assassino! Sì! Grandissimo. Ok, quindi dobbiamo fermare l'assassino prima che accada quello che abbiamo visto. Segui Gollum. Sai dove possiamo trovarlo? Sì, aveva con sé una lama ricurva. Perfetto, ragazzi, direi. Sì, zac, zac, zac. Niente più guardie del corpo del comandante. Se troviamo il suo prossimo bersaglio, sentiamo, ragazzi, troveremo anche l'assassino. Il primo è vicino, da questa parte. Ok, ragazzi, io direi di fermarci qua, anche perché abbiamo perso un pochettino di tempo, quindi nei vari combattimenti e quei maledetti orchi di merda che sono arrivati da ogni dove, direi di fermarci qua, riprendere la prossima volta e cerchiamo di fermare questi assassini qua per non far avverare la nostra visione. E niente, ragazzi, detto questo, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e noi ci becchiamo al prossimo video.